Meglio la vecchia carta Hype o meglio la Yap? Nel dubbio continua a seguire il video perché ti spiego come ricevere 20 euro totalmente gratis da spendere come vuoi, ma sappi che solo una vincerà il confronto. Ciao a tutti e bentrovati su Guide Recensioni, io sono Vincenzo e questo è Guide Recensioni, il canale YouTube dedicato interamente alla tecnologia. Oggi, come avrete capito dall'intro di questo video, andremo a fare un confronto tra carte prepagate, la Hype e la Yap, una più vecchia, più blasonata, più conosciuta e l'altra che io personalmente ho conosciuta pochi giorni fa. Sono entrambe delle carte prepagate che puoi gestire e sottoscrivere direttamente dall'applicazione sia iOS che Android, sono entrambe circuito Mastercard, hanno entrambe l'IBAN, quindi puoi inviare e ricevere bonifici ed entrambe sono a costo zero sia per quanto riguarda l'emissione sia per quanto riguarda la gestione, almeno per quanto riguarda la versione base, ma questo è un altro discorso che vedremo più avanti. Fin qui le carte sembrano praticamente identiche, anche nel processo di iscrizione, nel momento in cui andrai a scaricare l'applicazione sullo smartphone ti verrà chiesto l'accesso alla fotocamera e al microfono in quanto dovrai scansionare i documenti di identità. Processo di iscrizione che è più o meno lo stesso, su Yap forse è un pochino più lungo, però un punto a favore anche perché la convalida dei documenti è avvenuta praticamente in pochissimi secondi. Se scaricherai l'applicazione direttamente dal link che ti lascio qui sotto nell'info box, potrai ricevere gratuitamente senza alcun impegno 10 euro sulla carta Hype e 10 euro sulla carta Yap. In totale fanno 20 euro che potrai spendere come meglio credi. Un punto invece per la Hype, in quanto prevede l'invio direttamente a casa di una carta plastificata, mentre Yap non prevede l'invio di nessuna carta, almeno al momento, poi in futuro è probabile che arriverà, però niente di sicuro. Entrambe le carte possono essere ricaricate direttamente dall'applicazione tramite un'altra carta prepagata che andrai ad inserire proprio nella sezione dedicata dell'applicazione, oppure puoi ricaricarle tramite bonifico esterno. La Yap in più puoi ricaricarla anche nei punti Sisal o comunque nei tabacchini che espongono il logo Sisal. È previsto un costo di commissioni di 2,50 euro e la ricarica minima è di soli 25 euro. Mentre la Hype puoi ricaricarla in modo totalmente gratuito direttamente dagli ATM, quindi dagli sportelli di Banca Sella. Un altro punto a sfavore di Yap è il prelievo in contanti, che anche se menzionato nel contratto non so come possa avvenire se ancora non è previsto il supporto in plastica, quindi la carta. Quindi al momento l'unica soluzione che mi viene in mente è quella di trasferire i fondi disponibili su Yap tramite bonifico ad un'altra carta e da lì poi andare a prelevare. Discorso invece per Hype, che come saprai sicuramente potrai prelevare direttamente da qualsiasi sportello del mondo a costo zero. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché ovviamente entrambe le carte hanno delle limitazioni. Con Yap ad esempio puoi ricaricare o comunque avere un saldo massimo mensile di 1500 euro al mese, mentre con Hype, come saprai, puoi avere un saldo annuo massimo di 2500 euro. La differenza in questo caso sta nel fatto che mentre con Yap non puoi espandere in nessun modo questa limitazione, con Hype, come saprai, puoi attivare Profilo Plus, che è con 1 euro al mese, quindi 12 euro l'anno, potrai avere 50.000 euro di disponibilità massima della carta. Inoltre puoi avere anche altri vantaggi, come ad esempio potrai prelevare 1.000 euro invece che di 250 euro e tanti altri vantaggi che non sto qui ad elencarti. Ovviamente l'utilizzo di questo genere di carte è a discrezione del consumatore, quindi ognuno ha le sue necessità, però è importante sapere che con Hype puoi avere anche un cashback. Il cashback praticamente è un rimborso sugli acquisti da te effettuati. All'interno dell'applicazione di Hype infatti c'è proprio la sezione cashback, praticamente acquistando all'interno di siti proposti dall'applicazione ti sarà restituito un importo in denaro pari alla percentuale che vedrai proprio sull'applicazione. Giungiamo dunque al termine di questo video e rispondiamo alla domanda posta all'inizio: meglio Hype o meglio Yap? Io personalmente le ho utilizzate entrambe, mi sono trovato veramente bene, però devo dire la verità, l'Hype che ti fornisce la carta fisica
è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra comodità, soprattutto perché puoi prelevare contanti in qualsiasi parte del mondo a costo totalmente zero. Però per rispondere a questa domanda bisogna capire le reali necessità del consumatore. Ma mi spiego meglio. Se utilizzi la carta principalmente per piccoli acquisti, per la spesa oppure per gli acquisti fatti online, o comunque utilizzi poco la carta, in questo caso ti posso consigliare la Yap, anche perché entrambe sono compatibili con Apple Pay e Google Pay, quindi puoi pagare tranquillamente avvicinando il telefono al POS in negozio oppure online inserendo i dati della carta. Quindi diciamo, ti consiglio la Yap se devi fare piccoli acquisti e non prelevi molto. Se al contrario utilizzi spesso la tua carta prepagata, oltre che per gli acquisti online, per la spesa, insomma, la utilizzi tutti i giorni anche per prelevare, allora in questo caso ti consiglio la Hype o addirittura la Hype Plus che ti dà tanti altri vantaggi. Quindi in conclusione, ragazzi, il lago della bilancia per me tende sempre ancora verso la vecchia Hype. Ma fammi sapere anche tu quale preferisci, lasciami un commento qui sotto, fammi sapere se hai altre domande oppure che cosa ne pensi di questo video? Se ti è piaciuto lascia un like, seguimi sui profili social e iscriviti anche al canale. Per questo video è tutto, alla prossima!